Siamo andati a visitare il Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle dell'Università di Catania, un luogo affascinante per grandi e piccini. Il Museo di Zoologia è stato riaperto il 9 luglio del 2021 con una nuova esposizione innovativa totalmente open. Ha registrato oltre 11.000 presenze nel 2022. Siamo andati a trovare il responsabile delle attività didattiche ed educative, il dottor Fabio Massimo Viglianisi. Buongiorno e benvenuti al Museo di Zoologia dell'Università di Catania. È il museo più antico di zoologia di Sicilia, essendo stato fondato nel 1853 dallo zoologo e malacologo catanese Andrea Aradas. Questo salone in stile Liberty contiene attualmente circa 400 esemplari tassidermizzati. Fra questi 400 animali che sono stati qui esposti, ce ne sono alcuni fortemente iconici, come per esempio dietro di me questo meraviglioso alce, oppure disposto a 4 metri d'altezza un capodoglio, un piccolo capodoglio, spiaggiato a Marsala nel 1914 e comprato per 300 lire dall'Ateneo Catanese. Ma abbiamo anche una bellissima tigre. Per non parlare della preziosa collezione di colibrì donata dalla nipote del barone Oteri, che ne comprende più di 200 ed è una fra le collezioni più ricche e preziose italiane. Inoltre abbiamo delle donazioni ornitologiche molto importanti, come quella del Circolo Cacciatori di Catania nel 1908. Abbiamo una serie di altri animali come leoni, abbiamo l'elefante Menelik, che è stato donato dal re Umberto I alla città di Catania nel 1890, per esempio. Ma anche animali extraeuropei molto famosi come la zebra, il bradipo, oltre i 400 vertebrati che vedete qui nel salone. Il museo contiene migliaia di esemplari di invertebrati, tra cui moltissimi insetti, di una grande importanza sia storica che scientifica. Ne cito solo due: la collezione entomologica di Enrico Ragusa, zoologo palermitano, che l'ha creata a metà dell'Ottocento, prettamente siciliana, e la collezione Briganti.